Da ieri che bestemmio, non posso più. Quindi ragazzi, bandiera nera, la mia prima bandiera nera. Intanto c'è una segnalazione di warning flag per uno dei piloti, tra poco vi aggiorneremo nei confronti di chi. È un avvertimento che potrebbe essere un track limit. Attenzione anche a Gilardoni che si fa vedere all'interno, sono in quattro alla staccata. No, è arrivata la licenza di Giardoni. Ma mettete d'accordo, fissasse a me un ingresso vista perché non lo fate tra. Come avete capito, abbiamo avuto qualche problemino con la licenza, quindi riesco a fare solo qualche giro, due o tre, ma andiamo a capire meglio che cosa è successo. Quindi ragazzi, bandiera nera, la mia prima bandiera nera della storia nelle auto, anche nelle moto, sinceramente, perché avevo un problema con la licenza, adesso sto andando a risolvere. Allora, niente telecamera. Allora, già da ieri che bestemmio, non posso più, ogni anno. Bisogna sudarsene le cose, cazzo. Sì, ma io sono qua per correre. Non per passare giornate con le telecamere. Quando lo stai spiegando. Ragazzi, ragazzi, siamo qua al Mugello. C'è un bel sole, come puoi vedere, che è strano perché di solito al Mugello piove quasi sempre. E come sempre, quando fai qualcosa di straordinario, bisogna superare cose importanti. Abbiamo avuto dei problemi con la licenza, ma grazie a tutto il team che si è coeso, mi ha dato una mano, anche grazie all'organizzazione, che sono stati super disponibili, siamo riusciti a trovare una soluzione. Questo però mi ha comportato il fatto che non sono riuscito a fare i primi due turni di prove libere, e quindi adesso entrerò in qualifica tra poco e speriamo, insomma, di riuscire a dare il massimo, anche se condizioni completamente diverse dall'ultima volta, sarà complicato, però va bene così, cerchiamo di partire più avanti possibile e soprattutto di divertirci, che è la cosa più importante. Sei d'accordo? Quindi spero di portarti un po' di emozioni, considera che ho preso anche una bandiera nera, andiamo dentro in pista e vediamo di divertirci insieme. Ok, andiamo a fare questa qualifica, anche se, come sai, ho fatto solo tre giri di numero nelle prove libere, però dobbiamo fare il possibile per partire il più avanti possibile, quindi partenza lanciata, cerchiamo di partire al meglio possibile da questa curva e gas a manetta. Speriamo di prendere un po' la scia da questo pilota davanti e speriamo che sia veloce in maniera che magari mi possa tirare un pochettino. Staccata la San Donato, ho staccato un pelino prima. Ah, e la macchina comunque è rimasta abbastanza dentro, non ho preso la corda interna, ma nella prima curva ci può stare. Abbastanza bene, ma vedete, non ho una grande trazione, guardate il volante come mi si muove abbastanza. Non è bella stabile, non siamo ancora riusciti a fare un assetto giusto, perché non abbiamo provata praticamente la macchina. Però non mi posso lamentare. Qua la Casanova Savelli, ragazzi, è una goduria questa macchina. Casanova Savelli, arrabbiata 1 e arrabbiata 2. Se, vedete qua, mollo il gas, qui dovrebbe essere quasi tutto pieno. Se avessi la macchina a posto, invece devo parzializzare. Vedete il gas qui da parte. Però diciamo che la linea c'è. Staccata in quarta. Voi non lo potete vedere, ma negli specchietti vedo che sta arrivando un pilota molto veloce e devo capire che cosa fare, perché mi sembra che questo sia uno dei miei migliori giri. La macchina l'ho persa un pochino.
quindi ho perso lo slancio per fare le biondette e arrivare in fondo all'ultima curva con il massimo della velocità. Bandiera blu, dicono che bisogna lasciar passare, anche se questo è il mio miglior giro. Sto un po' largo, faccio infilare il nostro Alberto Nasca, che mi passa in questo momento, spero di mettermi in scia e di farmi tirare per il prossimo giro. Questi erano, ti spoilerò, i miei intenti, ma come vedete prendo la scia, lo passo e Nasca in questo momento fa la sua il suo miglior giro della gara e molla il gas, quindi non sono riuscito a sfruttare il suo giro veloce perché comunque andava più forte. Quindi niente ragazzi, questo è il tempo, 1.55.6, vediamo come sono qualificato in griglia di partenza e questo era il meglio che potevo fare oggi, visto che comunque non ho potuto provare. Allora ragazzi, qualifica finita, il fatto di non aver fatto i due turni precedenti di certo non mi ha aiutato. Ho migliorato leggermente il tempo, il mio best, però partiremo settimi, quindi ci sarà da remare domani, ci sarà da remare. Invece molto bravo Alberto che ha fatto la pole position, quindi adesso andiamo a vedere da lui, a cercare di carpire qualche segreto su dove mette le ruote, come frena, come accelera e che cosa succede per tirare giù 2 secondi dal mio tempo. Ovviamente, secondo me, non so se sei d'accordo tu Gio, il fatto che lui praticamente qua adesso si chiama Mugello, ma fra un po' lo chiameranno Nasca questo posto perché praticamente ha preso la residenza, incide, no scherzo, bravo, quindi andiamo a vedere se possiamo capire qualche segreto. Permesso. Poi già qua inizi a rilasciare un po', vedi, tu invece qua sei pieno. E poi lo lasci correre. Esatto, cioè la temperatura è un picco così e poi già subito inizia a scendere. Perché? Perché se tu gli dai 100 bar di frenata qua e li tieni, qui blocchi. Perché? Perché qui è il massimo carico aerodinamico che ti schiaccia a terra, ma man mano che rallenti il carico si riduce e quindi non hai più la forza frenante che avevi prima. Man mano che scende la velocità, la macchina è meno schiacciata a terra e frena meno. E quindi tu devi per forza rilasciare il freno anche se sei ancora dritto. Però invece questa primissima fase di frenata devi sfruttare. In realtà adesso ho provato sto imparando a frenare e a rilasciare graduatamente. Cioè ho lavorato proprio su quello con il coach. Su alcune curve freno più morbido per lasciarla correre più dentro. Però in realtà probabilmente quella roba lì non mi dà la direzionalità giusta per entrare. Infatti quello che gli chiedevo prima a Luca è: cazzo, vorrei che quando arrivo là poi la macchina gira dentro. Invece io arrivo là e mi viene da staccare ancora prima, hai capito? Perché non riesco a entrare, cioè non ho mai pensato a quello che mi hai detto tu. Mi verrebbe di entrare a fare un giretto adesso, è buio. Grazie Albi. Niente. Ci vediamo domani allora. C'è domattina, degli orari improponibili. Però guarda, se non ci fossero questi orari non avrei potuto fare la gara. Sembrano orari fatti apposta quindi per me. Per colpa tua corriamo alle 8 del mattino. No, sembrano orari fatti apposta per me. Non ho pagato i... No. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Per partire, gara 1, partiamo in settima posizione. Ieri abbiamo fatto praticamente solo il turno delle qualifiche. Abbiamo capito che sbaglio molto in ingresso e devo imparare a rilasciare il freno in modo migliore. Lo dico già un po' di video, però dirlo è facile, farlo bisogna fare chilometri che non riusciamo ancora, che non abbiamo ancora fatto. Ma so dove devo lavorare per migliorare, questo mi fa molto piacere. Quindi cerchiamo di partire bene, di sfruttare il fatto che abbiamo la scia di quelli davanti, che comunque sono leggermente più veloci, e imparare i punti di staccata e usare il freno. Quindi sarà una gara divertente, soprattutto perché c'è tanto da imparare. Questo weekend non è partito con il verso giusto, problemi con la licenza, in qualifica appunto poi la macchina non è da posto e in più, ti devo fare un piccolo spoiler, non ha funzionato nemmeno la telecamera. Durante la gara abbiamo qualche copertura dall'esterno e comunque ti faccio vedere com'è andata, quindi stai con me perché adesso vediamo com'è andata a gara 1. Abbiamo la fortuna che la super organizzazione ha filmato tutto dall'esterno, quindi andiamo a vedere la partenza, semaforo rosso, partite!
purtroppo Nasca rimane bloccato lo schivo per un pelo. E viene evitato per fortuna dai piloti alle proprie spalle. Andiamo con le immagini alla staccata della San Donato. Dunque problema, subito colpo di scena per Alberto Nasca, che si è lasciato evidentemente tradire da un piccolo, da un po' di emozione al via a prendere il comando. E dunque Carlo Tamburini con Galvanin in seconda posizione. È riuscito a ripartire comunque Alberto Nasca, che ha stallato al via e adesso dovrà compiere una rimonta dal fondo. Davide, è già attaccato però il gruppo, sì. Secondo me probabilmente ha mollato la frizione troppo velocemente. Secondo me tutti quelli in prima fila sono partiti male, perché anche il secondo ha perso delle posizioni e l'hanno visto sfilare. Ha mollato forse la frizione troppo velocemente, è andato a stollare il motore, poi l'ha recuperata, è riuscito a tenerlo acceso, è ripartito. Vedremo la rimonta, ci divertiremo di più. Ok ragazzi, come avete visto, dopo la seconda curva sono già in quarta posizione, quindi ho recuperato tre posizioni. Ovviamente Nasca si è autoeliminato da solo, anche se credo che potrebbe, se è partito, riuscire a recuperare un pochino. E andiamo, andiamo, sono qui davanti, sono qua insieme ai primi, quindi bene, teniamo la testa bassa e vediamo di imparare, perché sono più veloci di me. Anche a ridosso dei primi, due portacolori CDM, li vedete con la livrea rossa, ovvero Andrea Giagnorio e Andrea Gilardoni. Insomma, adesso Alberto Nasca dovrà mettersi subito all'inseguimento del gruppo, mentre vediamo qui il tentativo di attacco da parte di Patrick Fraboni. Dovrebbe essere subito alle spalle di Gilardoni in questo frangente, con Mariani, che lo scorso anno ha debuttato in questa categoria. Insomma, sta cercando di mettere a frutto l'esperienza accumulata per dettare il ritmo in queste prime fasi di gara. Ha gestito bene, è volato via, guarda che c'è un attacco, va a stringere, bravo, difficile superare all'esterno dell'ultima curva. È partito subito fortissimo Mariani, ha fatto il primo giro, si è concentrato, ha dato subito tanto margine agli avversari. La lotta qui è per la terza posizione ora. Sì, Gilardoni all'attacco di Tamburini, mentre subito dietro vediamo anche Giagnorio, che sta cercando di tenere a bada Fraboni, mentre c'è un pilota in ghiaia, è Roberto Rizzo. Roberto Rizzo alla Buccine, dunque molto probabilmente qui vedremo l'intervento della safety car. Felisa si è girato e si è spenta la macchina, non va in moto, quindi è probabile una bandiera. Purtroppo safety car, come hai visto abbiamo fatto una partenza incredibile. Alla fine del primo giro ero quasi in terza posizione, però molto bene. Come sempre siamo riusciti a partire in modo importante. Purtroppo bandiera gialla, si raffreddano le gomme perché non si va abbastanza forte per tenere in temperatura. Speriamo di avere il feeling. Siamo in quarta posizione, dietro di me abbiamo Fraboni. Andiamo a vedere che cosa succede, si ricompatterà il gruppo, quindi anche Nasca avrà la possibilità di riattaccarsi a tutto il gruppo della gara. Speriamo che adesso riesca a tenere il passo dei primi e così a farsi un po' trainare. Safety car dunque, che è andata a spegnere le luci, dunque ci siamo per il restart. Arriva anche la comunicazione, la conferma da parte della direzione gara. Safety car in this lap, dunque tra poco si ripartirà con Lorenzo Mariani a dettare il ritmo. Vediamo la tattica, la strategia di Mariani, che non sembra aver rallentato particolarmente in questa fase, ovvero non è andato a ricompattare il gruppo, ma è partito abbastanza in anticipo. Attenzione, perché la safety car rientra in questo momento in pit lane. Si riparte con Mariani al comando. Tamburini ha preso molto bene la scia di Galvanin ed esce subito dalla scia del pilota Dexter Motorsport per tentare l'attacco verso la seconda posizione. Si arriva verso la staccata della San Donato. Attenzione anche a Gilardoni, che si fa vedere all'interno. Sono in quattro alla staccata della San Donato, con Gilardoni che ne passa due e si porta in seconda posizione, beffando Galvanin e anche Tamburini. Ma chissà come si passa la San Donato, vedi, tu ti metti dentro, quando li frena tu non freni, poi la curva la fai. Ragazzi, che emozione, sono partito settimo e non ho chilometri su questa pista, ma riesco a stare lì insieme ai primi. Sono molto sulle uova, la mia macchina non è a posto, però sono contento, testa bassa. E che figata avere Davide Valsecchi che commenta la nostra gara, veramente un'emozione pazzesca, anche solo essere qua
a ricommentare quello che sta succedendo. Grandissima manovra di Girardoni che in un colpo solo, staccando l'interno, ha preso due posizioni e ora è secondo. Ha potuto approfittare anche della doppia scia davanti a sé per poter sferrare l'attacco e adesso punta da vicino anche Elia Galvanin. Ricordiamo, Andrea Girardoni alla sua seconda stagione in questo campionato dopo aver esordito nell'ambito dei campionati Formula X al volante della Predators, insomma sta cercando di mettere a punto davvero l'esperienza accumulata anche nel corso della precedente stagione, ma adesso si trova alle prese con un avversario di certo non semplice da gestire, ovvero Carlo Tamburini, pilota giovane, talentuoso, molto veloce, che sicuramente vorrà rifarsi dopo un inizio gara forse leggermente inferiore alle aspettative. Sì, e forse sai, ha impiegato un po' di più rispetto agli avversari a mettere in temperatura le gomme, perché guarda, nella prima parte di giro era in difficoltà, mentre ora sembra mettere pressione, probabilmente può sfruttare il dritto per fare l'attacco. Oh, guarda, ci prova subito forse. Alla bucine, dentro. All'interno Tamburini va a sferrare l'attacco nei confronti di Girardoni, mentre qui vediamo il duello tra Antoniello e Nasca, con Nasca che sta puntando da vicino l'esperto Cosimo Antoniello, mentre qui la bagarre continua con Giagnorio e Fraboni. Girardoni intanto e Tamburini sono affiancati lungo il rettifilo box, una battaglia che forse indirettamente può andare a favorire anche il tentativo di fuga da parte di Lorenzo Mariani. Si arriva di nuovo alla staccata della San Donato con Girardoni all'interno che stacca profondo e si mantiene in seconda posizione. Che bella bagarre. Bellissima, bravo Girardone a difendersi, ha usato tanta esperienza. Tamburini purtroppo non l'ha pensata giusta, mi viene da dire, ti chiedo scusa, ma non l'hai pensata giusta, perché ci ha provato all'interno dell'ultima curva invece di sfruttare la scia nel rettilineo, e poi era ancora all'esterno la staccata della prima curva dove abbiamo visto che non ha pagato. Perciò sì, deve riprovarci il giro dopo, magari sfruttando l'esperienza di questo giro per fare un attacco come si deve e un po' pensato e ragionato meglio, via. Siamo intanto nel corso del quinto passaggio con Mariani che ha chiaramente registrato anche il giro più veloce nel precedente giro, 1.57.5 per lui, ha guadagnato soltanto due decimi nei confronti di Girardoni, ma naturalmente abbiamo una situazione di gara molto molto equilibrata con tanti piloti che effettivamente anche in gara stanno dimostrando di girare su un passo molto simile tra loro, tutti lì davanti per giocarsi posizioni importanti per il successo. Con Alberto Nasca, lo ricordiamo, che nel frattempo è risalito in settima posizione. No, bellissima, più bello del risultato della qualifica, perché sono tutti più vicini e per Mariani non è scontata la vittoria, perché guarda come gli si sono fatti sotto, forse leggermente largo in uscita di questa curva Girardoni, infatti nel giro precedente si fece proprio attaccare qui dopo questo rettilineo, deve tentare di sfruttare un po' meglio la traiettoria, curioso di vedere se riusciranno a mettere, guarda Tamburini ancora all'interno. Ci ha riprovato, ma questa volta forse ha seguito il tuo consiglio, Davide, perché forse attende di poter prendere la scia di Girardoni. Guardate come vanno a sfruttare il cordolo in uscita dalla bucine. E altro passaggio che viene completato da Mariani. Guardiamo il suo tempo, 56.6 per Mariani. Intanto c'è una segnalazione di warning flag per uno dei piloti. Tra poco vi aggiorneremo nei confronti di chi. Ancora Girardoni all'interno. Calugo, ce l'ha fatta. Tamburini all'esterno. Questa volta è riuscito a passare Tamburini. Dunque approfittando di questa situazione ha sfruttato la scia all'esterno. È riuscito a prendersi la seconda posizione. Cos'è? No. Bandiera. Allora, che cosa succede? Che mi hanno dato la bandiera, ragazzi, non ho mai preso una bandiera in gara e un attimino sono rimasto un po' basito, ok? Cioè, stavo cercando di capire, mentre sono seduto in questa macchina adesso, che cosa ho fatto per aver preso questa bandiera, perché come ti ho fatto vedere in tutte le curve, quando esco nell'ultima curva, cioè in tutte le volte quando esco nell'ultima curva, io ho sempre visto la ruota anteriore sinistra sopra il cordolo e quindi non mi sarei aspettato appunto di prendere una bandiera per quel motivo, e questa cosa mi ha un po' destabilizzato, infatti sono un po', sto pensando a che cosa ho fatto e vedete come subito perdo il contatto con i primi due, mi si fa sotto anche Elia. Allora, guardiamo insieme questo replay. Come vedete qua le ruote della macchina, in questo momento ho due ruote all'interno della pista, la regola dice che almeno una delle ruote deve rimanere sul cordolo. Andiamo a vedere con quelle telecamere che abbiamo adesso, perché purtroppo non sono riuscito a portare in direzione gara la nostra telecamera perché non funzionava. Andiamo a vedere che cosa è successo in questa curva, dove è successa una cosa per me grave, per me, nel senso poi
la direzione gara ovviamente ha fatto quello che poteva, ma vediamo con calma che cosa è successo. Vedete qua, la ruota dietro esce, ma vedete che la ruota davanti è sempre rimasta appoggiata sul cordolo, quindi è uscita la ruota dietro ma è rimasta appoggiata la ruota davanti. Che cosa succede qua? Che mi danno una penalità. Io ero totalmente in panico, nel senso che non sapevo dove avessi fatto il track limit, e questa cosa mi ha totalmente destabilizzato, perché non riuscivo a capire che cosa stessi sbagliando durante i miei giri, e mi ha messo fuori stato. Ragazzi, io insegno a rimanere in stato, ma durante questa gara sono partito settimo senza fare le qualifiche, mi ritrovo lì secondo, terzo, insomma sto lottando, mi danno una bandiera, mi danno insomma una situazione che non ho mai vissuto e che non avevo neanche mai pensato di dover gestire, perché appunto non ho l'esperienza. Comunque torniamo in pista e vediamo che cosa succede adesso. Mentre Nasca è andato all'attacco, lo vediamo in questo momento nei confronti di Giagnorio. Dunque Nasca ha preso la sesta posizione ancora, Gilardoni molto al limite, sembra essere un tantino impiccato in questa fase Gilardoni. Hai ragione, sente la pressione da quelli dietro, sente che sono più veloci e perciò sta lottando con i denti, con tutto quello che ha per mantenersi il podio. Fammi dire che gara che sta facendo il primo, che gara, track limits. 5 secondi di penalità per Gilardoni, no. Attenzione, colpo di scena dunque. È un warning per un track limit, non commettere un altro errore. Il commissario non sa dalla direzione gara, gli hanno detto di dargli che era lì. È un avvertimento che potrebbe essere un track limit, non è una certezza, ma non ha fatto nient'altro di che. Peccato, non gliela stanno facendo pagare per questa storia dei track limits. È andato spesso largo, li abbiamo visto l'uscita nell'ultima curva, l'abbiamo visto proprio prima all'uscita della chicane. Ti dico, grande gara di Mariani, perché non sta commettendo errori. Oh, si è girato. Si è girato Gilardoni, abbiamo intravisto la vettura di Gilardoni in uscita dall'arrabbiata 2, però è riuscito a ripartire, per cui altro colpo di scena, gara purtroppo compromessa a questo punto per lui, dovendo anche fare i conti con questa penalità di 5 secondi. Effettivamente sembrava essere un po' al limite da qualche giro a questa parte. Sì, ha fatto un 360 l'arrabbiata 2 come al solito, ormai lo fa di default. Sì ragazzi, sì mi sono girato, un testa coda da principiante, probabilmente anche data dall'agitazione che avevo. Ci sta, mi girano altamente le scatole, perché ero lì per fare il podio alla prima gara, e quindi sono veramente veramente amareggiato. Adesso mi vedi sorridente, perché alla fine sono contento lo stesso, perché ero al Mugello, una delle piste più belle di tutto il mondo, a correre con una Formula 4, quindi sono comunque contento, ma l'amaro in bocca mi è rimasto con quel testacoda che mi ha fatto perdere il contatto con i primi, e soprattutto non mi dà la possibilità in gara 2, siccome c'è l'inversione di griglia, di partire là davanti. Adesso vediamo se riesco a recuperare, mancano pochi minuti, magari riesco a raggiungere qualcuno e a mettermi in sesta posizione, che sarebbe per me perfetto per partire primo, perché appunto i primi 6 fanno inversione di griglia. Andiamo a vedere che cosa succede in pista. Parte di pista 1, Nasca largo. Attenzione, rischio per Alberto Nasca, che però ha messo due ruote sulla ghiaia, per fortuna è riuscito a mantenere il controllo della vettura. Brivido dunque per Alberto Nasca, che sicuramente sta tirando in questa fase, sta cercando di recuperare il gap che lo separa con i propri avversari. Si trova in quinta posizione, beh insomma non male se si considera che era transitato in coda al gruppo alla prima curva. Attenzione intanto, red flag, bandiera rossa che viene esposta in questo momento. Dunque cerchiamo di capire il motivo, forse una vettura ferma lungo la pista e non inquadrata dalle telecamere. Manca 1 minuto e 32 alla conclusione del tempo a disposizione dei piloti, quindi con la bandiera rossa che va a interrompere anticipatamente, congela la classifica, dunque l'ultimo passaggio sul traguardo, sancendo dunque la vittoria di Lorenzo Mariani. Peccato, perché comunque non abbiamo la possibilità di goderci il duello fino in fondo, però insomma grandi emozioni per quanto riguarda questa prima stagionale della FX Pro Series. Sì. Secondo me è andata bene, perché a prescindere dal risultato dovuto magari dal track limit o dall'errore all'arrabbiata 2, abbiamo trovato un bel passo, che è quello su cui dobbiamo lavorare. Siamo stati davanti, attaccati quel gruppo, anzi poi addirittura recuperato dopo il testa coda, si è riagganciato al gruppo di testa, quindi secondo me ha fatto un ottimo lavoro. Poi il risultato verrà con un pelo più di fortuna,
magari qualche errorino qui e lì in meno, però l'importante era trovare il passo. Mi sembra che insomma, ci siamo, è stata una buona gara 1. Guarda che ha fatto una bellissima gara. Ma non mi dovevo girare lì, cazzo. Però anche a parte l'errore, Andrea, ti sei riattaccato al gruppo, sei andato a prendere, avevi un bel passo tutto il tempo lì. Mi gira proprio in c***o, sono pure arrivato settimo. Inquadrato. Questa coda sei riuscito a ripartire. Sì, infatti l'hai perso pochissimo, tra l'altro. Quella roba lì ha rovinato tutto. Ragazzi, gara 1 finita. Come avete visto, ho preso la penalità. Ho fatto un test a coda. Però tutto sommato ci sono stati dei momenti dove ero secondo e se non avessero dato bandiera secondo me sarei andato a prendere il primo. Quindi qualche lato positivo nonostante le due, i due errori che ho fatto ci sono, infatti sono un po' arrabbiato con me stesso. E vabbè, bene così, sono qua per divertirmi, per imparare e credo che insomma sia sulla strada giusta. Adesso andiamo a San Marino, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale perché... Nel prossimo video non solo vedremo gara 2, ma ti racconterò anche che cosa facciamo noi a San Marino insieme ai ragazzi della Neb Academy, che sono all'interno di un percorso di crescita personale molto potente, molto potente. Quindi iscriviti se sei curioso, perché considera che oggi corro in macchina perché ho iniziato a sviluppare quello che c'è dentro il mio cervello, ok? Non che sia diventato chissà che cosa, però ho capito come funziona il mondo, l'economia, come fare a guadagnare di più, come fare a mettermi in discussione per alla fine imparare qualcosa di nuovo, sia nel motorsport, anche nella vita, nel business, nelle relazioni, nella comunicazione. Insomma, si può fare, si può crescere. E se hai questa convinzione, ti do questa cosa prima di salutarti, che è la convinzione più potente di tutte, la convinzione di poter imparare, la convinzione di poter migliorare, la convinzione di poter fare qualcosa di meglio per te stesso e per la tua vita, questa convinzione, questa unica convinzione ti salverà la vita e ti porterà a vivere la vita che desideri. Magari ci vorranno 6 mesi, 6 anni, non lo so, dipende da te e da quali obiettivi hai, ma questa convinzione ti porterà a ottenere risultati straordinari. Quindi spero che questa cosa ti serva, perché in 20 anni di studi, ricerche e corsi di formazione fatti ed erogati, alla fine ti devo dire che è questo. Quando incontro qualcuno che non crede in se stesso, che non crede di poter imparare, che crede di sapere già tutto e che tutto è già così come pensa lui e sono tutti gli altri che sbagliano, allora è proprio il chiaro punto di partenza sbagliato, anzi quello è un punto d'arrivo, non è neanche un punto di partenza. Ci vediamo al prossimo video.